Sì, è la prima cosa che ci ha detto il mister rientrati negli spogliatoi, che non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo fatto un piccolo passo verso la salvezza, però bisogna andare a Savona per vincere. Sì, siamo partiti subito alla grande con un grande gol di Davide Sinigaglia, infatti sono molto contento per lui, poi hanno pareggiato loro, però siamo stati subito bravi a riproporci in avanti e passare di nuovo in vantaggio creando diverse occasioni di gol. Sì, su calcio d'angolo che abbiamo provato in settimana, colpito è stato bravo il portiere, poi purtroppo sulla ripartenza hanno fatto gol loro. Prima di tutto è la dimostrazione che è un gruppo sano di giocatori, di uomini che hanno dato massima disponibilità all'allenatore nuovo perché ha cambiato modulo, ha cambiato modo, diversi giocatori hanno cambiato modo di giocare giocando in diversi ruoli e poi ci ha dato sicuramente tanta tranquillità, quella che serviva magari nell'affrontare le ultime quattro partite. Intanto voglio raggiungere prima di tutto la salvezza, prima possibile, e poi con calma deciderò se continuare a giocare o smettere. Vediamo un po'. Lo so, però sono sempre 37 d'agosto, quindi vediamo con calma. L'importante è salvarsi, poi giocare per questa maglia, ora che sono ormai pistosi d'adozione, è sempre un'emozione anche giocare qua. No, perché non eravamo. No, era giusto parlare solo di quest'anno. Perché quando sono arrivato io a fine novembre, arrivavano dalla sconfitta di Carrara, il martedì che mi sono presentato in spogliatoio ho quattro giocatori fuori rosa, quindi non mi sembrava il caso di andare a chiedere ulteriori anni di contratto. No, ma lo siamo consapevoli di questo, eravamo consapevoli anche nell'intervallo che ci siamo parlati, abbiamo detto sono i 45 minuti più importanti della stagione, la squadra è stata brava a soffrire e a portare a casa il risultato.